questo sarebbe il setup, quindi con il case, con l'attacco di microfono sopra e l'alloggiamento per l'adattatore per il microfono sotto la GoPro. E in questo caso sto usando il microfono esterno, quindi il Rode subito attaccato di sopra. L'audio risulta molto più pulito, visto il microfono direzionale. Infatti, se io adesso provo a staccare il microfono, adesso la voce dovrebbe essere diversa. L'audio prima era più pulito, nitido, grazie appunto al microfono esterno. Non che i microfoni della GoPro siano male, funzionano egregiamente, però in questa situazione molto bene. Però se c'è un po' di vento, comunque la voce è un po' più spostata, risulta diversa la qualità, ovviamente. Questa è l'attrezzatura che utilizzo per fare i vlog in giro durante i viaggi, per la quale mi porto meno attrezzatura possibile. Inizialmente ho utilizzato questo accessorio qua della GoPro, che si chiama Shorty, che è quindi questo mini treppiede, permette appunto di aprirsi per appoggiarsi ed è anche leggermente estensibile. Questo qui è il massimo, è circa 20 centimetri al massimo. E c'è questa vite che non è una delle viti classiche, ma è appunto più corta. Questa qua è una classica. Infatti, come prima miglioria, per esempio, così è molto meno ingombrante, è vero, soprattutto perché lo chiudo così e si può mettere per esempio in tasca e sta comodo. Però per mettere e togliere per esempio questo accessorio da un'altra parte risulta scomodo, perché svitare questa vite non è il massimo. Infatti io come prima miglioria, per esempio, utilizzo, questa era la vite che c'era originale nella confezione della GoPro. Questo sì è un po' più ingombrante, però ho una presa molto più facile e quindi mi riesce più comodo. La GoPro risulta essere un'ottima camera per fare dei vlog in mobilità senza portarsi dietro dell'attrezzatura ingombrante, perché è portatile, ha un obiettivo di un'ampia visione e quindi molto comoda, senza avere uno schermo frontale per vedersi. Tra l'altro i microfoni sono anche ottimi, per cui se si fa dei video riprendendosi vicino alla faccia, cioè l'audio, la voce arriva perfettamente, si sente bene. Se si vuole migliorare l'audio è necessario un microfono esterno come questo qua, che è un microfono Rode VideoMic. Lascio poi tutti i link in descrizione per avere un riferimento dove acquistarli e poterli vedere. Per collegare un microfono esterno, la GoPro non offre questa possibilità perché non ha degli attacchi, quindi questi sono gli unici attacchi disponibili. Uno è la presa mini HDMI, quindi uscita video, non ci interessa. L'altro è un USB-C che può essere utilizzato sia per caricare la batteria della GoPro, oppure per collegare non un microfono esterno, perché se uno ha un adattatore da USB-C a audio, che si usano in molti telefoni Android, visto che USB-C ormai è diventato uno standard, non funziona. Quindi è necessario questo accessorio qua, costa sui 65 euro, quindi non è una spesa non indifferente. Come soluzione, anziché utilizzare la classica custodia, io ho trovato questa qua, che adesso vi faccio vedere montata come funziona, perché rende il tutto molto compatto e utilizzabile in mobilità. Vado a togliere questo sportelletto, ovviamente così la GoPro non sarà più impermeabile, ma in questo caso non ci interessa. La GoPro viene inserita qua dentro. Questo accessorio va inserito da questo lato, sta qua sotto, deve fare un giro in questo modo. Il cavo è molto rigido e non si rovina, comunque si inserisce molto bene. Dopodiché io riattacco lo shorty. Non resta che attaccare il microfono esterno, quindi questo qui che è il suo, c'è cioè un aggancio appunto sopra la custodia, vado a stringere, attacco qua sopra il
microfono e poi vado a collegare da una parte dall'altra. Questi agganci qua sembrano inutili, in realtà sono stati pensati apposta perché evitano di far ballare il microfono quando io glielo aggancio. Ed ecco fatto. Così io posso in mobilità, quindi io adesso non resta che accendere la GoPro. Comunque il microfono ovviamente viene riconosciuto. Ci sono dei settaggi interni per i quali si può scegliere un'impedenza per avere un riscontro audio maggiore o minore. Adesso la GoPro è accesa, questo si è sganciato, non l'ho attaccato bene. Ecco fatto. Così si può eventualmente, se ci sono dei momenti di vento o cose del genere, al massimo con questa copertura può riprendere l'audio senza che venga quel fruscio fastidioso del vento. Questo quindi è il kit pronto all'uso. Queste ricordiamo come riferimento all'incirca 20 cm. È come prima una soluzione molto portatile, comoda e la più efficiente che conosco in questo momento utilizzando la GoPro, e soprattutto si ha una qualità dell'audio nettamente maggiore visto il microfono direzionale più performante rispetto ai microfoni della GoPro, che ricordo già sono ottimi di per sé. Così si può poi anche posizionare.